Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Questa puntata è dedicata ad una grande voce napoletana, da Renzo Arbore definita la regina dei mandolini, Giulietta Sacco. Giulietta Sacco nasce a Maddaloni il 13 novembre del 1944. Primogenita degli 8 figli di Vincenzo ed Evangelista Solimene. Inizia la sua carriera molto giovane, esibendosi in matrimoni, feste dei gigli e in varie feste di piazza nella periferia di Caserta. Nel 1962 prende parte al concorso Primavera della canzone napoletana, dove si aggiudica il secondo premio con l'interpretazione della classica Cartolina in Angolo. A seguito di tale risultato, incide per l'etichetta Euterpe, Però ballava il twist. L'anno successivo partecipa alla manifestazione e vince il primo premio con la canzone Se perdono e C'è qualcuno, già portata al successo da Mina. La vittoria le permette di firmare un contratto discografico con la Fonotris, con la quale nel 1964 incide due 45 giri, uno contenente Amalia Ruta, di Mallozzi Sciotti Cardinale, e Mamma Nucente, di Mallozzi Cardinale Colosimo. L'altro, Femmine Peccato, di Mallozzi Desideri Felice Genta, e Ferito a Morte, di Mallozzi Cardinale Menichini. Nel 1965, ispirandosi alla grandissima Gilda Mignonet, ha il primo approccio discografico con la canzone classica e registra Dimma Dostai. Vedendo la pubblicità della Vis Radio per strada, convince il padre a portare il suo materiale a quella casa discografica, il cui direttore è Aldo Scoppa. Quest'ultimo, appena ascolta i lavori, rimane entusiasta di quella giovane interprete e la mette sotto contratto. Con la Vis Radio incide una serie di 45 giri, sia di classici napoletani che di inediti. Nel 1968, con l'orchestra e gli arrangiamenti di Gino Conte, incide il suo primo 33 giri, Melodie Popolari Italiane, nel quale, eccetto due stornelli, sono incluse soltanto canzoni classiche napoletane, come Tamurriata Nera, Tre Feneste, I Pendite, Tamurriata Americana e Zimo una cella mia, in duetto con Mario Abbate. Nel 1969, mentre in macchina con suo padre al Corso Umberto a Napoli, un signore chiede loro un passaggio e durante il tragitto, dallo Stereo 8, si sente a Cartolina in Napoli. Il signore inizia a piangere. Quando gli viene chiesto il motivo della reazione, risponde che la cantante di sottofondo è sua sorella Gilda Mignonet. Prontamente, gli dicono che la cantante è invece Giulietta Sacco. Il signore porta con sé la cassetta e, tornando in America, predispone una tournée durante la quale Giulietta trionfa all'Accademia della Musica di Brooklyn e conosce la bravissima Ria Rosa. Debutta al Festival di Napoli nel 1969, dove si classifica al 13° posto con Mario Merola con la canzone Abbracciame. Ritorna al Festival l'anno successivo, nel 1970, con Mario Trevi e la canzone Solitario. Nel 1970 passa all'Hello di Luciano Rondinella, con la grande orchestra di Tonino Esposito, dove registra 4 LP dedicati alla canzone classica napoletana. Nel 1973 passa alla Zeus Record e, per una manciata di voti, non riesce a prendere parte al Festival di Sanremo con la canzone Rose Fiorite. Nel 1973 vince il premio Folk con la canzone Chi m'ha fatto sta bella scarpetta di Sciotti Visco, presentata in anteprima nel programma di Rai 1 Un quarto d'ora con. Nel 1974, sempre a Rai 1, nello spettacolo Concerto per Napoli, presenta il brano Tarantella Sorrentina di Sciotti Visco. Nel 1975 partecipa a Un disco per l'estate con la canzone Profumo di Ginestre, di Amendola Visco. 2 anni dopo, partecipa al Cantagiro con la canzone Dici Tincelle, di Sciotti Visco.
Nel 1995 vince il premio Tenco con la canzone Sanacore, in duetto con la band napoletana Alma Megretta. Grazie a questo trionfo ritorna nuovamente in sala d'incisione dopo qualche anno di silenzio e nel 1996 registra il CD Prete Mare, nel quale sono presenti 8 classici rivisitati più 4 inediti firmati da Nino D'Angelo, con il quale duetta nel brano A Regina di Canzone. Negli ultimi anni, a causa di problemi di salute, dirada la sua attività. Si esibisce la sera del Capodanno 2003, nello spettacolo trasmesso dalla RAI da Piazza del Plebiscito a Napoli. Nel 2012, dopo circa 20 anni, fa ritorno in sala d'incisione per registrare in duetto con Jenny Avolio Non voglio fui, di Lanza Simeoli. Ha inciso per la Fonotris, la Viss Radio dal 1967, la Hello dal 1970, la Zeus Record dal 73, la Mea Sud dall'87, la Phonotype dal 92 e la BEM dal 1996. Giulietta Sacco, una delle più belle voci napoletane della seconda metà del Novecento, finisce i suoi giorni ad Aversa l'11 aprile del 2022. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Per conoscere ulteriori particolari su quest'artista, vi invito a leggere il libro Le dive del fonografo del 2021. Inoltre, vi invito a vedere il documentario La regina dei mandolini del 2022. Una nota personale, spero che il sindaco mantenga la promessa e dedichi una strada nella sua Maddaloni. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. Statava buona! Nata notte, nata nottata solo a pietà mia, solo tante stelle in cielo e l'ombra mia mi fanno compagnia. Solitaria, come un'anima abbandonata, dentro un angolo abbandonata per l'amore che mi ha lasciato, assennutata. Aspetta che sarà per un balcone, aspetta che s'affaccia qualche luna, ma nessuno, mai nessuno, è solo dentro il suo navegatore. Aspetta che s'affaccia qualcuno, mai nessuno, mai nessuno.